Giornata di Serie A, banalissimi special, ce l'ho racconta Davide Leone. Certamente Peppa, ad inaugurare questa ottava giornata di Serie A ci pensano banalissime special fire, banalissime seconda forza di questo campionato, squadra reduce da 7 vittorie di fila, di cui l'ultima è importantissima contro il Bayer Leverkusen. Squadra che comunque si presenta ai campi con la sola assenza di Barone, mentre per gli special five assente Mazzola e squadra reduce dalla sconfitta, seppur di misura, contro i Bulla Boys. Dopo un'occasione per parte con Zappalà e Palma, al quinto minuto gli special five sbloccano i risultati e si riportano in vantaggio con Aurea, che firma l'1-0 con un gol. È stato abile ad anticipare il portiere di Paolo e a metterla dentro, ma i banalissimi chiaramente non ci stanno e con vari tentativi da parte di Tarpa, di Palma e Caponetti provano a pareggiare i conti, ma un super Giambalvo tra i pali ha per più volte negato agli avversari la gioia del gol. Al 17° minuto è arrivato il contropiede di raddoppio ancora di Aura per il gol del 2-0. Chiaramente a 5 minuti dal termine i banalissimi chiamano il time out per sistemare un po' le idee e per ordinare le idee, perché poco movimento in mezzo al campo per i ragazzi di Giangiuri. E alla ripresa del gioco è arrivato l'1-2 di Riccioli con un tiro all'angolino dalla media distanza. Termina così la prima frazione di gioco, comunque molto equilibrata e molto interessante. Nella ripresa, subito dopo un minuto di gioco, palissimi in avanti, occasionissima per Palma, che a tu per tu con Giambalvo sprega e Giambalvo compie un vero e proprio miracolo. Al 6° minuto è arrivato il pareggio che era praticamente nell'aria, il pareggio che lo firma a Palma per il gol del 2-2. A questo punto i banalissimi vogliono vincere a tutti i costi l'incontro per tenere il passo della capolista Rosenborg, che al 10° minuto trovano il vantaggio con il solito Riccioli che firma il gol del 3-2. Banalissimi che ovviamente non si accontentano e al 14° trovano il gol del 4-2 di Riccioli che regala i suoi la tripletta e di conseguenza lo scarto il bonus, scusate, di 0,2. Ma Riccioli non si accontenta qui e dopo un minuto firma addirittura il 5-2 con un delizioso cucchiaino a Giambalvo su assist di Riccioli. Banalissimi che chiaramente si spingono in avanti per cercare lo scatto di 5 gol, ci provano ma in contropiede vengono puniti da Capitano Armetta che a 4 minuti dal termine realizza il fatidico gol del 5-3. Termina così questo incontro, vincono i banalissimi che ottengono 3,2 importantissimi punti per inseguire i Rosenborg, che oggi però hanno vinto contro il Giorni Team. Banalissimi comunque da rivedere il primo tempo, poca cattiveria sotto porta, poca incisività. Hanno comunque gestito, ma come detto, poca cattiveria sotto porta e un grandissimo Giambalvo tra i pali ha più volte neutralizzato ogni tentativo. Special five che sono partiti benissimo in vantaggio di 2 reti contro i secondi in classifica. Poi chiaramente sono calati. Buon comunque primo tempo, secondo tempo chiaramente da rivedere, chiaramente la stanchezza si è fatta sentire, visto che comunque poi si sono presentati in 5, vista che è dovuto andare via Aurea. Comunque sicuramente prova da rivedere, come detto, ottimo Riccioli, autore di 4 gol, ma un po' tutta la squadra, Palma, ci sono partiti benissimi. Per i special five comunque ottima prova di Giambalvo tre pali, bene anche Aurea doppietta, special five comunque... Hanno avuto diverse occasioni, bene anche Armetta e sicuramente Zappalà che ha lottato a tutto campo, ringhio Gattuso della squadra. Perfetto Davide, ottimo commento, ci sentiamo alla prossima. Alla prossima.